Rimini Birra Traction 2017, ora passiamo in Germania, Veltins, siamo con Werner, responsabile Italia vendite. Direi qui abbiamo veramente un bellissimo viaggio tra presente, passato e futuro della birra. Buongiorno, mi ringrazio per la possibilità. Adesso non so dove posso iniziare, cosa interessa a voi sapere, un po' della storia probabilmente qua del nostro prodotto storico che diciamo rappresentava per la birreria Veltins il prodotto principale, marchio principale che oltre 100 anni fa si chiamava Grevensteiner Brauerei e non come adesso Veltins Brauerei. Veltins è il nome e il cognome della famiglia Veltins e perciò c'erano i gemelli Karl e Anton che avevano poi dato il via di cambiare da Grevensteiner Brauerei a Veltins, dove 100 anni fa si iniziava a produrre solo premium pils. Adesso, visto negli ultimi anni l'andamento del mercato, diciamo abbiamo scoperto che abbiamo dei patrimoni, dei tesori diciamo in archivio e abbiamo risvegliato 2 anni fa diciamo il primo tesoro diciamo che è la Grevensteiner Original. Molta storia, un prodotto che era attuale quindi 100 anni fa che si sta riscoprendo oggi. Sì, giusto, infatti ha subito riscontrato diciamo il pieno successo. Abbiamo iniziato primariamente in Germania a lanciarlo 2 anni fa, abbiamo provato per 8 mesi, è stato subito un grosso successo e man mano noi in Italia li abbiamo da 1 anno e mezzo e in altri 5 paesi diciamo, e perciò in ogni paese riscontra veramente un bel successo. Questo è il primo di una serie di altre birre che usciranno? Sicuramente ne usciranno altri ancora, però in che frequenza non posso dire, non ho ancora informazioni perché sono cose di marketing che poi man mano si deciderà. A Rimini sta riscuotendo interesse questa birra? Siamo già stati l'anno scorso qua, è stato molto positivo, quest'anno è ancora un po' prestino a dire il secondo giorno, però mi pare tutto molto positivo. Grazie.